Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo delle buonissime polpette di petto di pollo con patate lesse e prosciutto crudo. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 3 etti di petto di pollo che ho tagliato a listarelle, 2 patate lesse del peso complessivo di circa 300 grammi, 80 g di prosciutto crudo, una noce di burro, 2 spicchi di aglio non tanto grandi, del prezzemolo a piacere, 2 uova, 2 uova sode. Ci servirà della farina, del pan grattato, olio, sale e pepe. Mettiamoci subito a cucinare. La prima cosa da fare, se avete uno schiacciapatate, ancora meglio, altrimenti anche una forchetta va benissimo, è schiacciare le patate e le uova in una ciotola e lasciarle poi da parte. Questa, l'altra patata e le uova. Lasciamole un attimo da parte, spostiamoci ai fornelli perché dobbiamo andare a rosolare il pollo. Ho aggiunto una noce di burro e un pochettino di olio per non far bruciare il burro in questa padella. Portiamo la temperatura, lasciamolo sciogliere e poi cucineremo il nostro petto di pollo tagliato a listarelle. Aggiungiamo il petto di pollo e lasciamolo cuocere completamente, mi raccomando. E vi suggerisco anche di salare in particolar modo e pepare solo alla fine, altrimenti la carne, durante la cottura si indurirà troppo. Il nostro petto di pollo è stato portato a fine cottura, regoliamo di sale e pepe, pochissimo sale perché poi ci sarà da aggiungere il prosciutto crudo che darà la sua sapidità e un po' di pepe. Diamo un'ultima mescolata. Teniamo pure il gas e trasferiamolo su un piatto a lasciare intiepidire 5-10 minuti. Ho lasciato intiepidire una decina di minuti il petto di pollo. Andiamolo ad aggiungere nel nostro mixer perché dovremo andare a frullarlo insieme all'aglio e al prezzemolo e al prosciutto crudo. Infine aggiungiamo l'aglio, il prezzemolo e il prosciutto crudo. Rompetelo pure con le mani grossolanamente, va benissimo. Chiudiamo tutto e frulliamo. Utilizziamo il pollo in questa ricetta, il petto di pollo, perché solitamente farle ferri risulta molto stoppaccioso. Invece così, trasformandolo in polpette, risulta un'ottima alternativa per gustarlo sempre e comunque. Frulliamo tutto e riduciamo in purea. Andiamo ad aggiungere il trito ottenuto direttamente nella ciotola insieme alle uova sode e alle patate lesse. Ho amalgamato tutti gli ingredienti nella ciotola con le mani, me le sono sciacquate un attimo. Preleviamo una parte di composto, formiamo una polpetta appiattendola leggermente, passiamola leggermente nella farina, nell'uovo e nel pan grattato. Disponetele su un piatto pronte per andare poi in padella e continuate così fino a esaurire tutti gli ingredienti. In questa padella ho aggiunto dell'olio di semi di arachidi che è arrivato a temperatura e siamo pronti per friggere le nostre polpette. Mi raccomando, friggetene poche alla volta per non abbassare la temperatura dell'olio, cosicché vi uscirà un fritto bello asciutto. Io ne metterò 4-5 alla volta, non di più. E continuate così fino a cuocere tutte le vostre polpette. Ci vorrà 2-3 minuti per lato.
nostre polpette le abbiamo scolate su carta assorbente, le abbiamo lasciate scolare dall'olio qualche minuto. Le abbiamo impiattate e ora siamo pronti per gustarcele. Le accompagneremo con un'insalatina e qualche salsina di accompagnamento tra maionese, salsa piccante, sriracha piccante. Spero questa ricetta vi sia piaciuta. Se la rifate, mandatemi qualche foto perché mi piace sempre vedere le vostre creazioni. Vi auguro buon appetito e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.